Allora, grazie di essere presenti a questa conferenza stampa, necessaria perché l'argomento merita una spiegazione puntuale e anche qualsiasi chiarimento necessario a seguito di domande che la stampa vorrà fare. Noi esprimiamo grande soddisfazione per questa sentenza del Consiglio di Stato. Prima di fare il mio intervento, perché ho da dire diverse cose, però credo sia opportuno dare la parola per un'illustrazione più tecnica, giuridica e di profilo legale al capo dell'Avvocatura Comunale di Napoli, l'avvocato Fabio Ferrari. Mi sento in dovere, ma lo faccio davvero con convinzione, di ringraziare non solo Fabio Ferrari, ma l'Avvocatura Comunale Napoletana, che ancora una volta ha dimostrato di essere di altissimo livello professionale e di riuscire a ottenere risultati straordinari in controversie anche molto delicate, che hanno anche riflessi istituzionali e politici che chiaramente sono assolutamente evidenti. Quindi un ringraziamento all'Avvocatura, ovviamente a tutti, perché questo è un risultato importantissimo per la città di Napoli, ma come dirò dopo non solo per la città di Napoli, e quindi ringrazio anche il direttore generale che con tutte le altre articolazioni del comune ha contribuito a questo risultato importante che rimette nei binari giusti una vicenda controversa, e ringrazio chiaramente anche la giunta, in particolare il vice sindaco e assessore all'ambiente Raffaele Del Giudice, che nella parte riguardante bonifiche ha dato un ruolo particolarmente pregevole, così come assolutamente preminente è stato il ruolo dell'assessore Episcopo per quanto riguarda tutta la parte urbanistica e della rigenerazione urbana. Innanzitutto do anche il benvenuto all'Alessandro Fucito, il presidente del Consiglio Comunale, che vedo in fondo, perché non solo perché è qui presente, ma perché il Consiglio Comunale ha avuto e avrà un ruolo decisivo, e anche i consiglieri qui presenti, ma nel citare il presidente cito tutti. Fabio Ferrari ha fatto un'analisi assolutamente esaustiva sul piano giuridico, quindi cerco di aggiungere qualche considerazione che anche si legge con chiarezza nella sentenza. Emerge un dato, che ulteriori profili sono stati probabilmente sanati dalla modifica legislativa che ci fu, se vi ricordate bene, a pochi giorni dalla decisione del TAR. Questo vuol dire che la prima censura istituzionale, politica e giuridica che noi facemmo della iniziale formulazione dell'articolo 33 era totalmente fondata. La seconda considerazione è che il Comune di Napoli difende le prerogative della Regione Campania. Questo è un tema istituzionale, giuridico e costituzionale di rilevante considerazione, a mio avviso, perché la Regione ha chiesto al TAR e al Consiglio di Stato il rigetto dei nostri ricorsi. Il Consiglio di Stato, attraverso le argomentazioni di rilievo costituzionale del Comune, accoglie il ricorso e difende le prerogative della Regione, che la Regione non ha difeso. Poi qua la lettura politica la do a voi. Evidentemente si è fatto prevalere un sentimento di acquiescenza istituzionale nei confronti del Governo nazionale, più importante rispetto alla Costituzione repubblicana. Altro dato: chi ha difeso la città innanzi al Consiglio di Stato è il Comune di Napoli. Noi sappiamo che il Comune di Napoli oggi, nell'esporsi formalmente, è portatore di interessi anche diffusi, cioè noi interpretiamo un sentimento diffuso della città, quindi associazioni, comitati, movimenti, assemblee popolari. Il dato di fatto formale è che costituiti in giudizio c'era il Comune. Quindi il Comune ha assunto una posizione determinante in questa difesa della città e difesa della Costituzione repubblicana. Vedo molta enfasi sulla prima parte della sentenza. La prima parte della sentenza dice quello che noi diciamo da tempo, che la bonifica è di competenza del governo. Poi noi diciamo politicamente e anche giuridicamente che la strada del commissario è una strada, commissariamento è una strada sbagliata. Il Consiglio di Stato ritiene che se permangono altre condizioni,
il commissariamento in questo caso non viola la Costituzione, ma se permangono altre condizioni, vengo da qui a breve, ma che sulla bonifica sia una prerogativa, lo stiamo dicendo da 25 anni, e aggiungo, per verità storica, che tutto si mosse quando noi emettemmo l'ordinanza che inquina paga del 3 dicembre 2003. La bonifica che fosse competenza dello Stato lo si sapeva quantomeno dal 1997. Quando si smuove la vicenda, dopo che il Comune di Napoli, anzi aggiungo il Sindaco di Napoli, non me ne voglia nessuno, ma perché quell'atto l'ho firmato da solo, che chiaramente rappresento il Comune, ma è il Sindaco di Napoli che fa l'ordinanza, chi inquina paga. Altro tema, lo voglio sottolineare perché è di una precisione, poi leggerò anche il dispositivo. Il Consiglio di Stato, nel rimettere la questione alla Corte Costituzionale, dice è lesa la Costituzione laddove non c'è la previa intesa tra Stato e Regione, che non è equiparabile al parere, alla letterina di assenso, al visto, è altro. Ma è altro, non è burocrazia, è altro sono le prerogative costituzionali che in materia urbanistica legifera la Regione, salvo che non si cambia la Costituzione, che può avvenire anche fra un po', ma lo Stato è quello. A noi quello che più interessa però, quando si dice previa valorizzazione adeguata del ruolo del Comune di Napoli. Comune di Napoli significa la città, gli abitanti, i cittadini, le assemblee, le municipalità, la giunta, il Consiglio Comunale. E dice un'altra cosa la sentenza. Non è sufficiente la conferenza dei servizi e la cabina di regia. Viene citata la cabina di regia. Non è sufficiente la conferenza di servizi e la cabina di regia. E fa un ulteriore passaggio grave, equiparare il Comune agli altri enti presenti in conferenza di servizi. Queste sono parole che si vanno a inserire non solo nel dettato costituzionale, ma come diceva Fabio Ferrari, nella giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale. E questo ci fa chiaramente ipotizzare che la nostra è stata una iniziativa giudiziaria meritoria. Non dimenticheremo chi in questi anni ci ha accusato di posizioni alla Masaniello, al mettere la città in isolamento. Basta con questa storia, perché è l'ennesima vittoria giudiziaria che noi otteniamo nella difesa della città e della difesa della Costituzione. Poi, siccome noi non abbiamo l'arroganza di altri, ma l'umiltà di chi governa una città difficile, noi riteniamo che questa sentenza aiuta molto alla soluzione. Noi già abbiamo avuto, anzi io ho avuto l'altro giorno un incontro molto utile, molto proficuo, al di là delle differenze sui temi che non ripeto, perché ormai lo sa tutta Italia quali sono le differenze su cabina di regia e commissariamento, però abbiamo ragione di ritenere che noi stiamo nel rispetto della Costituzione, nel rispetto dei ruoli istituzionali, nel rispetto delle competenze, a un passo, ma veramente a un passo, da un accordo storico su Bagnoli. Quindi non è il dettaglio che ferma la storia. Come noi riconosciamo il fatto che l'accordo sulla rigenerazione urbana e sulle bonifiche non può che avvenire nel ruolo rilevante nella cooperazione internazionale e istituzionale di tutti i livelli interessati, oggi con questa sentenza mi sembra che anche la rilevanza decisiva del ruolo della cabina di regia viene molto ma molto ridimensionata. È evidente a tutti, poi ognuno la può leggere come vuole, la può raccontare come vuole, può ritenere che la storia passi attraverso la cabina di regia, ognuno se la racconterà come vuole. A noi interessa raggiungere il risultato, è quello che ho detto al governo, è quello che dirò nei prossimi giorni al governo, e questa sentenza ci dice che la leale collaborazione tra i poteri significa che nessuno può avere l'arroganza o il diritto di mortificare gli altri poteri. Noi non ci siamo mai arrogati il diritto di dire il governo nazionale che ci fa a Bagnoli non ci deve entrare, ma il governo regionale che ci fa a Bagnoli non ci deve entrare. Andatevi a vedere tutte le nostre dichiarazioni sul ruolo del governo nazionale e il ruolo del governo regionale. Erano altri che volevano eliminare il comune, il sindaco democraticamente eletto, il consiglio comunale. Adesso le cose si mettono nel binario corretto. Noi non siamo quelli che diciamo aspettiamo la Corte Costituzionale, la strada è talmente evidente e ognuno ha bene a conoscenza le norme e come poter operare. Quindi il nostro impegno sarà per chiudere questo accordo nel rispetto della Costituzione e degli interessi del popolo nei tempi più rapidi possibili. E siccome so, perché ho personalmente partecipato a una serie di incontri,
che l'accordo è veramente a un passo dalla nostra vista, io credo che il prevalente oggi è questo. Chi invece continuerà a dare letture distorte, quasi a mo' di capriccio a questo punto, perché non riesco veramente, perché poi le sentenze uno le può interpretare, ma se uno le legge, molto chiaro. Ma siccome qualcuno può anche equivocare le mie parole, io qualche passo della sentenza lo leggerei e così chiuderei proprio su questo. Il collegio è persuaso della non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità prospettato con riferimento alla circostanza che l'approvazione del programma di rigenerazione urbana non è presidiato dalla previsione della necessaria intesa tra Stato e Regione. Stiamo ai libri di testo di giurisprudenza, non è che stiamo alle interpretazioni della dottrina più evoluta, alla quale non potrei mai arrivare, dato la mia cultura modesta di diritto, cioè stiamo ai libri che ho studiato nel primo anno di giurisprudenza, nonché da un più adeguato coinvolgimento procedimentale del Comune. Beh, mi sembra evidente. Nonché da un più adeguato coinvolgimento procedimentale del Comune. Quindi chi continua a ritenere che non è cambiato niente, anzi che il Comune ha perso, beh, allora voglio dire, io veramente dovrei passare non più al diritto ma alla lingua. Cioè a quel punto passiamo dal diritto, quindi dall'università, alla lingua e quindi dalla lingua passiamo all'elementare. Cioè passiamo veramente, facciamo un balzo indietro nel tempo. Invero, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, l'urbanistica e l'edilizia devono essere ricondotte alla materia governo del territorio. Vi leggo solo dei pezzi, perché sennò mi mandate a quel paese. Questa parte ve la salto. Poi, vabbè, i passaggi che inizialmente ve li ho letti, il TAR, la legge è intervenuta, quindi questo ve lo risparmio. In modo iura novit curia, quindi praticamente non interveniamo più perché nel frattempo la legge è cambiata e se non fossimo stati noi e una parte importante dei cittadini napoletani a segnalare quelle censure, noi ci saremmo trovati l'iniziale conio dell'articolo 33. Tuttavia, tale coinvolgimento nel censurare il 33, tuttavia, tale coinvolgimento è limitato alla previsione della necessaria presenza del Comune e della Regione in conferenza di servizi e successivamente nella cosiddetta cabina di regia. Ma da un lato non è prevista l'intesa dello Stato con la Regione, dall'altro il Comune è nei fatti parificato agli altri enti che intervengono a vario titolo nel procedimento. Non la disciplina generale, contenuta nel citato articolo 33 del decreto legge, lo sblocca Italia, stiamo parlando, non garantisce l'adeguato coinvolgimento dell'ente regionale nei termini declinati dalla pronunce del giudice delle leggi prima menzionate, quindi non siamo alla prima decisione, si richiama una giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, poco conosciuta a noi, molto conosciuta chiaramente a chi è più autorevole di noi. Che richiedono il raggiungimento dell'intesa, dovendo trovare applicazione il principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte, per cui in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali, mediante un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo, cioè purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione. Leale collaborazione. Quante volte questa amministrazione ha chiesto la leale collaborazione, la leale cooperazione? Sempre con un atteggiamento di umiltà, perché sappiamo, come dire, quali sono i compiti degli altri. Ritiene in conclusione il Collegio che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, articolo 33, eccetera, 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 convertito in legge successivamente in relazione all'articolo 117,2 lettera m, 3 della Costituzione, poteri della Regione e quindi a scendere del Comune, nonché in relazione all'articolo 118, comma primo della Costituzione, nella parte in cui si prevede che il programma di rigenerazione urbana, con gli effetti che ne derivano in termini di governo del territorio, sia approvato in carenza di preventiva intesa con la Regione Campania e senza specifica valorizzazione del ruolo del Comune. Abbiamo perso il ricorso. Poi la curatela appellante. C'è un altro tema della curatela appellante, ma sono proprio telegrafico.
tu vai a espropriare dei beni e prevedi che poi in un certo modo può essere che con degli strumenti finanziari io ti do i soldi. Non voglio usare frasi eccessive perché non vorrei poi esagerare perché il nostro è un tono pacato, ma come si fa a prendersi dei beni e non prevedere nella legge con quali modalità tu verrai ristorato economicamente e finanziariamente da quei beni? Questo ne manca l'esproprio. Che se è nata cosa proprio, te lo pigli e poi gli fai intendere che verrai risarcito. Qualcuno legge, non solo noi, anche la curatela. Ma come verrò risarcito? Con degli strumenti finanziari. Beh, se gli strumenti finanziari sono quelli che abbiamo visto in questi anni nel paese, è chiaro che ci sarebbe, questo lo dite voi, io ho un tono pagato, non dico niente, però gli strumenti finanziari stanno là. È un altro ulteriore elemento. Per andare veramente a chiudere così, magari ci sarà qualche domanda, però ci tengo perché, sa, l'ho dovuta leggere parecchie volte perché io poi il diritto un po' di... non lo riesco a comprendere. Non si... Ecco qua. Non sembra assicurare tali quei requisiti la previsione in parola, in quanto pone il soggetto espropriato nella delicata condizione di poter ricevere quale controvalore dell'area sottratte strumenti finanziari di natura aleatoria, che se cartolarmente possono corrispondere al valore stimato, rischiano di subire oscillazioni. Cioè, praticamente gli stai vendendo il nulla. Stai pigliando il bene e poi si vede. Se l'indennizzo è finalizzato a ristorare la parte che subisce l'espropriazione del pregiudizio subito, ottimi testi poi sull'espropriazione, avvocato Marotta, studio Bragui, testi sempre dell'università. Se l'indennizzo è finalizzato a ristorare la parte che subisce l'espropriazione del pregiudizio subito e se lo stesso deve essere certo, non può essere considerato tale quello che si risolve nella corresponsione di uno strumento aleatorio. Penso. Chiudo col dispositivo, che è quello che poi conta, perché sennò veramente non ci capiamo. Non deve respingere, poi invece quella concernente, la quella richiara non manifestamente infondata, la questione costituzionale, quella concernente i commi 3, 9, 10 e 13. 3, 9, 10 e 13 dell'articolo 33, sblocca Italia, nella parte in cui non prevedono che l'approvazione del programma di rigenerazione urbana quanto al comprensorio Bagnoli-Coroglio sia preceduto riguardo il governo del territorio, riguardo il governo del territorio, che è tutto il cuore del nostro ricorso, il governo del territorio, non la bonifica, dall'intesa tra lo Stato e la Regione Campania, con riferimento ai parametri di cui agli articoli 117,2 lettera M e 3 della Costituzione, nonché da una specifica valorizzazione del ruolo del Comune con riferimento all'articolo 118,1 della Costituzione. E poi l'altro punto è quello degli strumenti finanziari aleatori. Quindi per chiudere, mi sembra che da quello che insomma noi come amministrazione comunale di Napoli abbiamo potuto comprendere sulla rigenerazione urbana, la nostra tesi è stata accolta in pieno. Questo non significa che si produce un rallentamento della cooperazione istituzionale col governo, per noi si produce addirittura un'accelerazione, perché vuol dire che il Comune di Napoli ha un ruolo ancora più prevalente, che noi vogliamo far valere nei limiti delle nostre competenze, chiudere questo accordo subito col governo regionale e governo nazionale, e sono altri che certe volte sembrano impiccare la Costituzione repubblicana. Al capriccio, devo dire, a questo punto, di ritenere che il ruolo del Comune sia quasi vitalmente collegato alla cabina di regia. Noi non ne facciamo un casus belli, abbiamo fatto una questione giuridica e politica, siamo stati sempre convinti delle nostre tesi, ci siamo sempre affidati al diritto, perché siamo persone di legalità costituzionale orientati al perseguimento del bene comune e dell'interesse generale. Con questa decisione del Consiglio di Stato, che è un organo il più elevato in grado della giustizia amministrativa, che cita la giurisprudenza consolidata della Corte, quindi già traccia qual è la linea, oggi noi il buonsenso lo mettiamo attraverso questa conferenza stampa e attraverso gli incontri che abbiamo nella disponibilità dei governi nazionali e regionali, sta ad altri cogliere immediatamente questa opportunità,
Se lo spirito è quello del colloquio che ho avuto l'altro giorno col ministro De Vincenti, non posso che ritenere che quel passo lo possiamo veramente colmare nel giro di qualche giorno. Siamo qui per eventuali domande, se ci sono. Abbiamo anche la... Sì, prego. Se tutti hanno ragione, come dice De Vincenti, a questo punto, come si fa a trovare adesso concretamente poi, come diceva anche tu, una ragione comune per andare avanti? Qual è la strada adesso comune? Arrivare a questo accordo che tu dicevi un passo. Ma la strada è proseguire molto semplice, la strada è proseguire negli incontri che si stanno mettendo in campo, nella cooperazione istituzionale, e certe volte il buon senso aiuta molto al di là delle norme. Quindi io credo che se prevale buon senso, capacità di voler raggiungere il prevalente oggi qual è? Quello che tutti insieme possiamo raggiungere un risultato storico su Bagnoli, di cui ci saranno i meriti del governo nazionale, ci saranno i meriti del governo regionale, ci saranno i meriti della città, ma al di là dei meriti c'è il raggiungimento strategico per il paese, perché Bagnoli, bonifica e rigenerazione urbana, significa un raggiungimento di un risultato che ha valenza nazionale, forse fin anche internazionale, se consideriamo la centralità del Mediterraneo in questo momento. Quindi credo che quello deve essere lo spirito, non è che una vittoria vince più uno, vince più l'altro, l'aspetto giuridico è un conto, l'aspetto del risultato finale, io credo che è molto bello se questo accordo viene raggiunto con un clima di leale cooperazione in cui ognuno ha fatto la sua parte e siamo tutti quanti soddisfatti. Bene, volevo chiedervi, volevo mettere da parte un attimo la cabina di regia e conferenza che sono i due oggetti focalizzati della sentenza, e invece chiedervi un'incertezza su un'altra cosa che non emerge. Faccio una domanda sia in termini giuridici all'avvocato che poi in termini politici al sindaco. Dovendo comunque raggiungere un accordo e scavalchi la cabina di regia in qualche modo, però nell'impianto complessivo del 33 e di tutto quello che ne segue c'è una cosina che si chiama ente attuatore. Allora io vorrei capire l'accordo sia in termini giuridici che cosa ancora più in termini politici per il sindaco, che cosa ne può fare se viene comunque riconosciuto da parte del comune un ruolo per questo strumento dall'originario decreto, o se invece un punto finale importante. Fabio, vai, parte tecnica Fabio e poi io faccio la considerazione. Allora, la valutazione di non manifesta infondatezza da parte del Consiglio di Stato non tocca assolutamente l'ente attuatore, perché l'ente attuatore ovviamente esegue gli indirizzi del commissario e quindi in esito all'approvazione, in esito alla presentazione del programma e se avviene l'approvazione, il sindaco prima ricordava molto opportunamente che il Consiglio di Stato rammenta che la norma è monca nel momento in cui appunto non prevede l'intesa e non prevede il ruolo centrale del Comune ai fini dell'approvazione. Quindi le prerogative del commissario sono salve, le prerogative dell'ente attuatore sono salve, quelle delineate dalla legge. Quello che non è salvo è il modello procedimentale, quindi il fatto che il procedimento debba essere rivisto non sposta nulla in termini di competenze dell'ente attuatore, che ha semplicemente un ruolo esecutivo e un ruolo di proposta, quello che ha già esercitato fino ad oggi con la presentazione del proprio programma. Il problema è l'approvazione del programma, l'approvazione che fino ad oggi ovviamente non c'è stata, non può passare se non vi sono questi due percorsi procedimentali necessari. L'intesa, che come ricordava il sindaco, non è uno scambio di lettere o di amorosi sensi fra regione e governo, ma è un procedimento amministrativo in piena regola, chiaro? Quindi l'intesa da un lato e dall'altro lato la interlocuzione proficua col comune sui punti di contatto, dico io, questa è l'interpretazione nostra, sui punti di contatto fra programma di rigenerazione urbana e scelte urbanistiche comune, sulla compatibilità tra questi due momenti. Quindi l'ente attuatore continua a fare regolarmente il suo lavoro, quello che sta facendo fino ad oggi, di proposta e tecnico,
e di reperimento dei fondi necessari a questo punto, dei fondi, non delle promesse nei confronti della curatela, dei fondi nei confronti della curatela. Quindi questo è il ruolo dell'ente attuatore sul quale non interviene minimamente questa pronuncia. L'ente attuatore è ancillare rispetto al ruolo del commissariato e al ruolo degli enti che sono coinvolti, regioni e comuni. Insomma, Fabio ha detto benissimo. Io che aggiungerei, però questo è un tema, lo faccio per completezza, mi sembra evidente che da tutto quello che abbiamo detto in questi 2 anni e mezzo, quello che esce fuori dalla sentenza, l'anno e più che ci è voluto per nominare il commissario, mi è parso di capire in tutto quello che l'esperienza ci ha dettato, che se si fosse seguita la strada ordinaria noi saremmo andati più veloci. Quindi si sfata anche l'idea che il commissario accelera. Scusate, siete testimoni, patto per Napoli, bando per le periferie, in quante settimane si sono chiusi accordi e già stiamo impiegando risorse? Credo che in 3-4 mesi non è evidente che, senza voler riaprire delle ferite, la strada tracciata con l'articolo 33 era altra strada. Se non ci fosse stata la resistenza, la lotta, le elezioni, la vittoria, i movimenti, le associazioni, i comitati, l'amministrazione, i ricorsi, avremmo avuto un'altra storia. E attenzione, mi permetto di dire, qua però faccio una considerazione politica che prescinde da questo tema solamente, questa sentenza è molto importante, non solo per Napoli, l'ho detto prima nell'introduzione, perché traccia la strada della difesa dei territori. Quindi ciò che vediamo aleggiare in altre parti del paese, penso alla Puglia, penso alla Basilicata, penso alla Sicilia, penso alla Val di Susa e penso ad altri, le forzature, le torsioni di quel tipo non sono costituzionalmente corrette. Si fa un vulnus costituzionale, oltre che politico, per le ragioni che sapete delle nostre posizioni politiche. Quindi io credo che oggi si è dimostrato che quando le istituzioni... Cioè, un altro tema vorrei sfatare. Leggo ogni tanto considerazioni di una presunta nostra scarsa sensibilità istituzionale. Perdonatemi, però veramente lo dico con la modestia e con l'umiltà che ci caratterizza. A me sembra che questa amministrazione, ancora una volta, nonostante i tentativi che sono stati messi in campo concreti di sferrare un attacco micidiale alla sua autonomia, alle sue prerogative, alla città, non solo ha mantenuto la posizione, ha deciso comunque di cooperare e finanche è riuscita a difendere nelle sedi giudiziarie, quindi col diritto, con la legge, con la giustizia, con la Costituzione. Quindi il profilo istituzionale noi lo rivendichiamo e nessuno si permetta di dire che il Comune di Napoli, l'amministrazione, il sindaco non abbiano il profilo istituzionale, perché da questa sentenza, se proprio la vogliamo mettere sulla gerarchia dei profili istituzionali, la Regione non ha difeso le sue prerogative, ha abdicato. Il governo ha cercato di espropriare il Comune di Napoli. Il Comune di Napoli ha attaccato il governo nazionale e il governo regionale? No, ha cercato di difendere le sue prerogative. Questo è il tema, questa è la linea di confine, questo è il diritto, questa è la politica, questa è la città, questo è l'ambiente e questo è il territorio. Quindi adesso il messaggio non è chiaro, è di più. Cioè adesso non c'è solo la linea politica, la linea istituzionale, la linea amministrativa, la linea popolare. C'è il diritto, c'è la giurisprudenza consolidata, quindi il buon senso noi c'è, perché noi stiamo lavorando per raggiungere l'accordo. Non ci interessano le prove muscolari che forse affascinano a qualcuno di poter dire: ah, avete visto, il sindaco deve venire. Cioè, queste cose veramente che sono infantili. Oggi a noi interessa il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi adesso capiremo chi è interessato al raggiungimento dell'obiettivo e chi è interessato a fare politica del particolare, cioè di portare a casa il capriccio del momento, la contingenza del momento, l'isteria del momento. Quindi noi siamo su questo molto convinti, non di essere più forti oggi, semplicemente che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta.